venerabile per l'ardore, l'ardente carità e per la fede intrepida che vince il mondo, per sua intercessione, fa che perseveriamo nella fede e nell'amore, per avere con lui parte alla tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Ripetiamo insieme. Beato l'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che teme il Signore. Quando all'epoca mi avevano dichiarato che io ero un insieme di leader. Oh, no.
Voi stessi infatti, fratelli, sapete bene che la nostra
a cui non è stata utile. Ma dopo aver sofferto e subito oltraggi attivisti, come sapete, abbiamo provato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. E non invito alla fede, non nasce da menzogna, né da insolenze intenzioni e neppure da inganno. Ma come Dio ci ha trovato degni di affidarci il Vangelo, così noi lo annunciamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Mai, infatti, abbiamo usato parole di adorazione, come sapete, né abbiamo avuto intenzioni di infidia, Dio ne è testimone. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. San Lorenzo Maiorano, nostro patrono, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.